quando sei terzo in campionato, anche la gente si aspetta di poter sognare fino alla fine. Ed è giusto così. Adesso ovviamente noi siamo sempre, diciamo, sognatori, nel senso che ovviamente tutti vogliamo ogni domenica dare il massimo e adesso dobbiamo vedere quello che siamo. Siamo terzi in classifica, ovviamente a pari merito con Trento e Tortona, quindi dobbiamo vedere che il campionato si sta valutando molto bizzarro, nel senso che abbiamo visto la vittoria addirittura di Pesaro su Milano, abbiamo visto Venezia perdere con Varese, quindi ovviamente è un campionato molto particolare, però noi ovviamente dobbiamo, trovando piano piano sempre più la condizione, continuando di questo passo, reputarci contenti e continuare con, diciamo, con lo stesso passo, la stessa carica che abbiamo messo fino adesso. Rammarica il fatto di essere arrivati con poca lucidità, nelle battute finali della partita. Lo stesso Luca penso non abbia dormito tranquillamente dopo una palla sanguinosa al termine di una bellissima partita. Quando l'ha ridetto mi è rivenuta un po' di rabbia, No, ma non volevo farti del male, Luca, non volevo farti. vai a dormire nemmeno stanotte, dai, già ieri. Una No. basta. Che succede a Konate? Nel senso, abbiamo visto un giocatore in precampionato, nella prima parte di campionato, che veramente aveva fatto girare tante teste per fisicità, per numero di rimbalzi recuperati in difesa e in attacco, anche per intimidazione difensiva. Poi c'è il lato B di Konate che si è un po', anzi, senza un po', perso. Coach Ciani aveva detto chiaramente in una delle ultime conferenze stampa: bisognerebbe aprire la testa su questo giocatore e ogni settimana cercare di rassicurarlo, di rincuorarlo per quello che deve dare in campo. Certe volte quando andava sopra le righe andava assolutamente Calmato. frenato, però non c'è più quella vitalità, quell'esplosività che era la sua arma vincente. Magari più bisogno di, come dice anche Giovanni, sembra magari delle volte difensivamente o in alcune occasioni in questo livello bisogna comunicare molto. E non so, diciamo che da un punto di vista di comunicazione, ci sono tantissime informazioni che forse in questo caso qui lui lo frenano un po', perché magari, come dicevi tu, quando giocava in maniera più libera, può essere questo.